Una giornata di squalifica per il tecnico Menichini, inibito a sedersi in panchina già dall'inizio del secondo tempo e quindi costretto a saltare il Cittadella, e 10.000 euro di multa al Crotone per i cori irriguardosi esternati dalla tifoseria rossoblu nei confronti di Stefanini, l'arbitro della gara, a suo dire colpito anche lievemente ad una gamba da un'asta di plastica impugnata da un tifoso crotonese alla fine della gara. Queste le decisioni del giudice sportivo, attenuate in ogni caso dal pronto intervento della dirigenza e degli stewards. Alla beffa quindi della sconfitta si aggiunge il danno della sanzione pecuniaria che costringerà la società a mettere mano alla tasca, ora diffidata che potrebbe subire ben altre e più pesanti condanne se dovessero riaccadere gli stessi o altri episodi. Purtroppo a nulla sono serviti gli appelli della stessa società nei confronti di quei tifosi agitati più del normale, invitati ad osservare durante le gare interne del Crotone comportamenti più rispondenti alla nostra cultura sportiva, che condanna decisamente ogni eccesso. Pur non condividendo come tanti altri le decisioni del signor Stefanini, sicuramente in una giornata poco felice per la sua carriera, ma non giustificando comportamenti violenti e fuori da ogni logica, vogliamo ricordare che pesanti sono le norme previste dal DASPO per quei tifosi individuati a non osservare le disposizioni di legge in materia di incontri sportivi. Sabato 21 maggio, con il Grosseto, sarà l'ultima occasione per vedere all'uscita Gelardo e compagni difendere i colori della nostra città. Un'altra occasione per trasmettere quel messaggio positivo che vuole da lungo tempo il nostro pubblico e la nostra tifoseria tra le più stimate e corrette d'Italia. Ci sono voluti i calci di rigore per assegnare la decima coppa del torneo di E-Solidarietà. Dottor Lucente, 10 anni questo torneo che non li dimostra assolutamente. Ma cresce sempre più, e cresce, questo è un segno molto positivo, cioè ha un'accoglienza nella città già per noi molto soddisfacente, ma soprattutto in quelli che possono giocare ancora al calcio. Quindi siamo cresciuti parecchio perché siamo partiti da un torneo con 6 squadre, siamo arrivati a un torneo con 22. Quindi poi quest'anno forse è la prima volta, no, è sicuramente la prima volta che vince una squadra che non appartiene alle forze dell'ordine, perché negli anni passati ha sempre vinto qualcuno, o Vigile del Fuoco, o Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, la Questura 2 volte. Quindi è veramente una soddisfazione che il torneo si allarga sempre più. Quest'anno abbiamo avuto tante squadre che non appartenevano alle istituzioni, Medici, Provincia, Le stesse due Comune. squadre della finale. Le stesse squadre della finale sono 2 squadre appunto che fuoriescono da questo giro. Un defibrillatore che era utilissimo e che sarà utilissimo riceverlo. Certo, il defibrillatore è uno strumento indispensabile in un servizio di medicina dello sport. Purtroppo noi ne eravamo sprovvisti, malgrado le reiterate richieste fatte alle precedenti direzioni aziendali. Grazie a E-Solidarietà, che oggi abbiamo la possibilità di avere in dotazione presso la nostra unità operativa di Crotone di medicina dello sport un defibrillatore semiautomatico di ultima generazione. Credo, il mio augurio è quello di non utilizzarlo mai, perché solo così sarà la possibilità di rendere un miglior servizio all'utenza.